Buongiorno ragazzi, Cimorandi in missione. Questa mattina voglio andare a scoprire l'azienda agricola Melotti e per scoprirlo voglio andare a intervistare uno a uno i personaggi che ne fanno parte, e cioè i componenti della famiglia Melotti. Inizio con Anna Francesca Melotti, che so che più o meno a quest'ora porta a scuola i figli. Quindi sono venuta a Isola della Scala e mi faccio aiutare, sì, anche da un isolano, visto che conosce bene i posti, e con le riprese. Ecco, magari eccolo! Ecco Davide, che mi darà una mano questa mattina. E direi che siamo pronti o no? Siamo in giusto in orario. Ah, giusto in tempo? Allora dobbiamo partire. Allora Davide, stiamo andando alla scuola, vero? All'asilo, giusto? Siamo quasi. Ok. E niente, quando io scendo dalla macchina e le vado incontro, così magari non si spaventa, e inizio a parlare un po' con lei, ok? Uh-huh. Faremo un po' di strada insieme e andremo, vediamo dove va. No, a parte scherzi, ma secondo te se lo aspetta? Cioè, no, come fa ad aspettarselo? È lei, ragazzi. Ciao, ciao Francesca, ciao Francesca. Buongiorno. Buongiorno, vorrei stare con te tutto il giorno. Ok, ti va? Cosa faccio. Sì. Va bene. Ecco, già okay. Ti ho stalkerato stamattina, così vediamo che la Francesca la mattina. Quindi posso salire in macchina con certo. te? Certo, allora aspetta che sposto un po' di roba. Va bene, solito... perfetto. Francesca ci prepara il posticino. Perché qui i bambini... Vabbè, ovvio, ma ci mancherebbe. Allora salgo in macchina di Francesca. Ascolta, io però ho il programma di fermarmi in banca a fare un versamento. Va bene, ma io ti seguo, okay. Guarda, come se fossi, non so... La mia ombra. La tua ombra, sì, brava. Okay. Ecco. Quindi, allora, inizi la giornata, vieni... La giornata, ho portato Nicola, il più piccolo, al nido e le altre due sono già partite con il pullman. E adesso io di solito a quest'ora vado in azienda. Prima di andare in azienda però a volte faccio delle commissioni, magari mi preparo già la sera prima quando esco dall'ufficio, vado a fare le commissioni che possono essere, non so, andare a prendere qualcosa per l'ufficio piuttosto che fare dover andare in banca, piuttosto che andare dal consulente, cioè faccio questi giri e poi vado in azienda. Sì, è giusto, ti organizzi, sì, visto che muovi la macchina, giusto, fai esatto. Un giro unico. È più servizio. Sì, avrete magari più o meno tanti uffici qua a Isola, quindi insomma sì, dove ti sì. appoggi. Poi facilmente abbiamo le nostre scadenze, quindi a volte ci si sposta anche dal paese, si va altrove e insomma ci si organizza le giornate in base alla scaletta settimanale che si... fa, che dopo però è sempre piena di imprevisti. Beh sì, bisogna essere sempre flessibili, vero? La flessibilità sì, prima di poi tutto. Poi c'è anche il discorso dei bambini, della famiglia, per quel pomeriggio ci si sposta di più anche perché cerco di conciliare gli impegni dei bambini con quelli dell'azienda, perché lavorando full time e comunque avendo tre bambini e una famiglia. È molto bello far parte di una famiglia, ma lavorare anche per la tua famiglia secondo me è un completamento, è una cosa che ti realizza personalmente, fai qualcosa, no? Porti qualcosa a casa di concreto che hai costruito tu. Belle soddisfazioni. Anche gli eventi, quindi Francesca sei coinvolta, voi ne fate parecchi, vero? Sì. Ogni anno magari se ne aggiunge anche uno o più o meno. Perché dopo ho la parte, ho i miei fratelli, no? Inventano uno al giorno, di notte la pensano e di giorno la fanno. Allora dopo io ci devo, vado dietro, però ovviamente mi occupo delle robe più marginali, ma sono sempre cose da seguire, oltre che. Eh certo, ci sono i creativi e poi ci sono quelli che devono seguire i progetti, sono, vero? Esatto. Ci sono quelli i driver, li chiamano, gli studiosi, che sono quelli che sparano novità, vanno a mille, e poi ci sono gli analitici. Sì. Che cercano di riordinare quello che loro lanciano. Ma insomma, la fortuna della nostra azienda è quella che siamo in tanti, tante teste, ognuno ci mette la sua e dopo l'insieme fa, diciamo, una cosa completa che porta avanti. Sì, vi compensate, no? Esatto. Alla fine anche caratteri diversi, però esatto. Che si vanno a compensare e realizzare anche per i progetti aziendali, non solo a livello di famiglia. Esatto.
perché se fossimo tutti uguali non ci sarebbe magari, non ci sarebbero certe iniziative o certi risultati, perché sarebbe un piattume. Un gruppo, esatto, un gruppo piatto, invece così siamo. C'è la dinamica. Più, esatto, dinamici. Poi insomma tu riesci a gestire tutto, quindi vuol dire che sei ben organizzata. Ecco. Bisogna, diciamo, la base per poter far tutto, perché se no, se manca l'organizzazione. No. Qua entriamo in azienda. Trovi perché? Perché sono già tutti operativi, sì, qua vedo. Sì. Le mie collaboratrici che sono già arrivate, loro hanno l'orario, arrivano puntuali, sempre, non mancano mai, eccetto ovviamente malattie improvvise, ma se no anche loro sono sempre molto molto disponibili. Questo denota che anche loro si trovano bene, perché se no non saresti contenta, esatto, neanche tu. Sì. Allora adesso scarico un po' di roba, perché porto anche dalla mamma le cose da asciugare in asciugatrice per fare prima. Ottimo! E beh, direi che con una famiglia di 3 figli, quindi andiamo dalla Rosetta. Ok, sì, brava. Ciao mamma. Ah, ma eccola qua. Buongiorno Rosetta. Ciao cara. Buongiorno. Come sento? Sto bene, grazie. Oggi sono venuta a seguire la Francesca, sì. Che mi ha detto che viene sempre a salutarti tutte le mattine, vero? Eh sì, come l'arriva? Ciao mamma. In realtà ti ha portato anche delle cose da fare, sappilo, sì. Rosetta, ecco. Sì, ecco, va bene. Sappilo. Della giornata, i miei bambini, no. Ho controllato le email tutto a posto, le ho lette tutte, mi sono segnata sulla mia agendina, vedi qua, questa se io la perdo le email, questa il telefono e i promemoria sulle email, se non ho quelle io sono persa. Comunque Francesca un po' me l'hai raccontato, ma proprio, cioè, in particolare comunque tu ti occupi amministrazione, personale, personale e quindi buste paghe, tutto quello che ci va dietro, orari di ragazzi, quindi anche giornalmente controllo gli orari che fanno, sempre dalla mia postazione, se qualcuno è malato arriva il certificato, se qualcuno ha ferie si sa che non c'è, si organizza il lavoro, poi ecco vedi, poi mi chiama il dentista per la bambina. Quindi vai. Pronto? Sì. In quanti siete, Francesca? Allora, noi qui gestiamo 3 aziende, quindi società agricola, Riso Melotti commerciale e anche Melotti Roma da pochi mesi che ha aperto la risotteria. Quindi quindi c'è personale di uno, dell'altro e quest'altra azienda, quindi da gestire, diciamo a Roma sono in 6-7, compreso cameriere e tutto, a Isola della Scala sono 10, comunque al ristorante, e qui in azienda agricola commerciale siamo 10 altrettanti, quindi insomma un po' di persone da gestire, da controllare. E Roma mi sa che anche a livello, cioè non è stato aprire una risotteria a Roma, è stato come aprire una risotteria a Isola? Diciamo a livello normativo? Aprire la risotteria a Roma è stata una via di mezzo tra aprirla a Isola e aprirla a New York. Roma non è Isola, a Roma non c'è Gian Maria, non c'è Francesca, non c'è Giuseppe, non c'è Luca, non c'è mamma, quindi ci dobbiamo fidare. Sì. Siamo stati fortunati, quindi una coincidenza di varie cose ci ha permesso di fare questo insomma, importante apertura. Importante, sì, diciamo che il progetto, cioè, è stato aiutato da tutta una serie di situazioni favorevoli, e quindi ha incoraggiato anche perché proprio. Noi crediamo molto alla provvidenza, quindi quando non arriva la mano dell'uomo, insomma delle persone, crediamo nella provvidenza che arriva sempre puntuale a darci una mano. Beh, che bello. C'è una tradizione anche la Rosetta, facciamo la pausa di tutti, ci riuniamo tutti, pausa caffè, e così
così facciamo due chiacchiere, ci rilassiamo un attimo, è un momento dove possono anche sorgere, sorgere qualche confronto, se c'è da magari da chiarirsi o se c'è qualche novità da dirsi. Bene. Sul lavoro, oppure si fa anche due parole su altre cose in modo da rilassarsi un attimo. Bella questa cosa. Ma buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Caffè? Direi di sì. Ok ragazzi, quanti, battiamo le mani. Quindi anche tu, se c'è bisogno. Se si passa dallo spazio che nessuno è libero, perché chi ha il telefono, chi sta comunque con un cliente, allora passo da una mano che lo spazio, quindi si fa tutto. Ma tutto insomma, ma sei una tutto fare, Francesca, no, dai, alla no, fine, no. Bravissima. Brava. Allora adesso ragazzi, lasciamo l'azienda, andiamo in centro a Isola della Scala per visitare la risotteria, perché il lavoro di Francesca non è che si ferma qua alla sua scrivania. Quindi scendiamo e ci incamminiamo verso la risotteria. Nel 2002 io ho finito le superiori, nel 2001 infatti venivo a Isola a fare la ragioneria e non ricordo infatti della risotteria, no, perché c'era un bar insomma di ritrovo di anziani. Il titolare è andato in pensione, stanco di lavorare, allora noi siamo subentrati e abbiamo ristrutturato l'interno e abbiamo fatto questo punto di ritrovo, risotteria. Sì, che insomma faccio un po' vedere, siamo in piazza. Entriamo qui nella risotteria. Buongiorno. Ciao. Conosciamo Paolo, direttore della risotteria Melotti di Isola della Scala. Allora, lo stile che vedo qua direi sì, è rustico, ma io mi chiedo, ma è così anche quello di Roma? Si riporta alle origini. La cosa colpisce di più a Roma e a New York, senz'altro, perché a Roma e a New York è una novità. Sì. Qui è normalità. Questo. A Roma l'identità c'è comunque, c'è sempre un'identità, sì, uguale. C'è l'impronta proprio nell'ambiente quando entri, che ti senti rimandato al paese di origine, quindi alla campagna isolana, vero? Anche perché noi, che sia New York, che sia Roma, che sia Isola, dobbiamo trasmettergli la nostra atmosfera, esatto, familiare di coltivazione, cioè siamo produttori, siamo contadini, non è che ricetta semplice, le ricette sono semplici, basate, esatto, sul prodotto. Quindi il cliente che si siede deve respirare quest'aria, che è quella che hai visto anche prima. Sì, che tu parlavi con Paolo. Sì. Io ho ricevuto una telefonata dall'Istituto Comprensivo di Scuola di Isola della Scala, perché sabato abbiamo le premiazioni ai ragazzi che hanno fatto le Olimpiadi della Matematica e come azienda abbiamo deciso di fare da sponsor a questa iniziativa per dare una mano, per aiutare le realtà del paese che giustamente a volte necessitano di qualche contributo, sì, di qualche appoggio anche diciamo organizzativo. E comunque siete tutti genitori, esatto, voi fratelli, quindi insomma avete anche una sensibilità. Ci sentiamo anche un po' in dovere, sì, la sensibilità di aiutare. Ecco. 2017 è l'anno della riorganizzazione proprio a livello di ruoli, perché ormai l'azienda a livello di coltivazione e di produzione ha raggiunto il suo standard e quindi adesso sta a noi a riorganizzarci internamente, più che altro perché il lavoro burocratico aumenta sempre di più e dopo, perché come azienda abbiamo questo sogno delle risotterie nel mondo che continua e quindi dopo New York, Isola, New York e Roma ce ne saranno delle altre che comunque vuol dire nuovo lavoro, nuovo impegno e quindi prima dobbiamo partire da una base ben organizzata che poi ci darà. Quindi mi, st-
stai un po' dando delle anticipazioni, Francesca, senza pensarci mi hai quasi dato delle mi hai svelato qualcosina. Oggi vado a casa con delle con un'emozione 2000, anche 2018 sì. vedremo sì, ancora tre quarti d'ora perché poi devo rientrare a fare pappa a casa. Giusto. Perché ho il marito che anche lui lavora in proprio, per cui anche lui non ha orari, quindi a mezzogiorno cerco di essere a casa per fare da mangiare, mezzogiorno e 20 rientrano le bambine col pullman, mezzogiorno e mezzo si va a prendere l'altro e dopo si riparte pomeriggio. In questa mattinata comunque abbiamo già visto tanto di quello che tu fai all'interno dell'azienda e anche con che spirito lo fai. Grazie. Che ci è molto piaciuto. Ti ringrazio Francesca perché sei stata veramente gentile, è stato bello stare con te. Sì, mi sono divertita e anche ho capito molto di te, di te e di quello che fai, quindi ciao! Ciao.